Dovrebbero star là, dovrebbero comparire per là. Ma non si vedono. Mannaggia il cazzo. Ma Sara, Goffre, prepara il caffè, ciao. Cascata Silvia. Andiamo a vedere, va. Io e Giorgio per un sopralluogo prescalata. Monte Gennaro. Ammazza, sì. Le facce. Che è una vecchia miniera abbandonata e non so perché ci hanno fatto tutte quelle facce. Il famoso sopralluogo. Però di là dal colle è per verificare giusto un passaggio per... Piccolo pezzo in salita, ma fra poco scolliniamo la montagna spaccata. Giorgio stile Terminillo. Le scarpe non so bene. Lo so. Tonight they're shutting down the borders. And they boarded up the schools. Small towns are rolling up the sidewalks. One last paycheck coming through. I know you're feeling kinda nervous. We're all a little bit confused. Vedi Jolly? Sì? È quella la montagna spaccata. Là. Sì, mo ci andiamo. Oh. Sì. È la montagna spaccata. Eh sì. Questo è l'inizio di Monte Gennaro. Auguri, raga. Quindi io posso dire che ci sono stato. Non completo, ma ci sono stato. Abbiamo finito il sopralluogo, si torna alla macchina. Al caffè. Al caffè. Ciao Caterina, ti voglio vedere te qua. Fammi bene. Quello è il sentiero che prosegue, quello che dovremmo prendere per il Monte Gennaro. Stai emulando Roberto con quelle scarpe, eh? Ricordo sì. Roberto, penso anche a te. Oh, dove vai, oh? E che macchine, va? Insomma, già comandata. Mortacci vostra voi e il Monte Gennaro. Dove siamo? Cioè, perché ci siamo fermati allora, qui? Allora, è la cascata, cazzo. Cioè, va che bello. Madò. Ma tu ti rendi conto? Vicino Roma. C'avemo anche una cascata. Ah. Vabbè, oggi dalla cascata di Tivoli, ragazzi. Ciao ragazzi, per una buona escursione la prima cosa da comprare sono le scarpe. Seconda cosa, il pile per riscaldarci dal freddo, che sicuramente troveremo sopra. Acquisti finiti, pronti per la scalata a Monte Gennaro. Ciao, ciao. A sabato. E niente, che dire. Non vedo l'ora che arrivi sabato, finalmente. E speriamo di divertirci. Marina già mi sta a preparare i panini. Da quello che so c'è una bellissima vista di tutta Roma e speriamo di farcela. Perché io, insomma, c'ho una certa età. Arrivederci. Buongiorno, ciao. Buongiorno. Col buon vento. Eccoci. E niente, stiamo aspettando Caterina. Arri subito, la Caterina, qua sei soli 7:45. Sempre puntuale, mo che è successo? Infatti sì, io. Mua. Ben alzate. E benvenuta! Grazie! Io sono emozionatissima, tu sei emozionata? È la nostra prima escursione insieme! Sarà una passeggiata! Prima macchina verso il Monte Gennaro, la seconda macchina ci sta dietro,
Giulia, sei emozionata? Molto, molto. Ma come coincidenza? A bagni dei Rivoli! Dietro casa poi. Regà, fammi salutare. Ultima boccata d'aria. Ultima boccata d'aria, veramente. Eccolo! Eccola! Che bella carica! Bella, mi piace! Mo che cazzo se dovevamo di mezz'ora qua? Ma niente! Mitico c'abbia. Il prete, si prete c'avevamo. È emozionato? Un po' sì. È pure io. Siamo pronti per la partenza? Forte per ce la lei. Faremo! Andiamo bene! Ah, c'è sta Goffredo che ci sta aspettando per il caffè, andiamo! Ma perché? Ma se vi ritrovate tipo Goffredo in vetta, voi come ci rimanete? Possiamo anche trovare un camoscio in vetta. Ma più che tutto, Fabrizio, dove sta che non vedo più? In era Roberto, purtroppo, io ho tre cavolci davanti a me. Ve vedo, state vicino a un ponte. Che è beccato, è rosso dove? Io non te vedo. Io ho preso il semaforo. Questi sono i due, stiamo aspettando Fabrizio. Mario, profumo di Mario. Vabbè, San Polo dei Cavalieri, siamo a 5 km proprio dal parcheggio, quindi siamo quasi arrivati, regà, preparate il culo. Non ce la faccio, troppi ricordi. San Polo dei Cavalieri. Se sono dovute pigliare caffè e donne. Purtroppo quando uno è commerciale, questa è la rivelazione. Ha fatto? Sì. Fa vedere questi scarponi? Ah. Belli, eh? Beh. Te vedo carica. Sono contento. Dai. Hanno preso il caffettino. Noi facciamo al parcheggio. Ci siamo al parcheggio. Come mi vedi? Bene. Come mi vedi? Bene. Mi vedi bene, ti sono mancata. Sì, sì. Sì. Dopo ti do un sacco di abbracci. Non lo possiamo far vedere, però. Non lo facciamo vedere. No, non è vero, noi li do gli abbracci. Si comincia, ragazzi. Questa è la montagna spaccata. Emozionati? Emozionato? Mario, clip. Ite. Siete pure 9, come i gironi dell'inferno dantesco. Chissà che non sia una profezia su ciò che dovrete affrontare. Ecco, grattiamo, sai che è meglio. Mi riferisco a Valentina, questa volta non mollare. Tieni duro e non perdere di vista il picco e la vetta e non guardare mai indietro. Siamo 9, contiamo semo e poi si ricontiamo alla fine. Non si sa mai. Dai. Montagna spaccata, inizio. Vogliamo essere precisi, sentiero 303. Monte Gennaro. Altitudine 880. Temperatura approssimativamente di 16-17 gradi. Ciao Fabri. Ciao. E dobbiamo raggiungere l'altitudine di 1271 metri. Sì. Allora, partenza, noi siamo qui. Sì, realizziamo con montagna la direzione. Montagna spaccata. Sì, sì, e dobbiamo andare a Rio. Ma quelle sono andate avanti, ma mica lo sanno dove devono andare. Sole, come vacche su un prato. Pronti? Vabbè, chilometro zero, perché ne abbiamo iniziato. Ce la fate a non rimanere indietro? Ce la fate? Ma noi vogliamo rimanere indietro. Per guardarvi da dietro. Mucche, guarda, le mucche al pascolo qua. Di fiori che vien dalla montagna, quel mazzolino. Di queste sono le cose belle sì, della vita. Notta sul divano. Quannaggio cappato. Paiprella sta di là, eh. No! Ma io fino a Mona, porco. Pare è lo stesso ambiente dei uomini duri, vabbè. Beh, Fabri. Vedi qualcosa? Sì. Due battaglioni d'austriaci! Fai il cretino, sono due ore che giriamo come dei disperati. E poi? Panorama. Io già c'ho fame, sì. Mamma mia, pure io ti trovo in panino calon. Giulia!
Io sono... Volevi fa... Vabbè, per ora andiamo così. Fai la guarda a Caterina. Che era successo? Ti sto a mettere le bacchette. Dove? Ma aiuti. Che devi fare? Devi allungare. Tu allunga le cose, io sei brava. Sono mancata. Sì, no, veramente. Sì, vero. Veramente. Io non vedevo l'ora. Mi è mancata proprio l'accoppiata te e questo. E questo, vero? È dal terminillo. Siamo un binomio indissolubile. Se spera. Indissolubile. Preoccupiamo se quanti se ne famo, sì. Mo se ne famo tantissimi. Però intanto abbiamo ripreso. Dove? A me mi sembra già abbastanza. I fiori che vien dalla montagna e vada perché non si va. Anche lei, Monte Gennaro 21. Hai ragione, noi la famo una volta sola, non famo le repliche, capito? Che se ora si scende, poi si dovrà salire. E grazie al cazzo. Dove porto? Io vado solo oltre i 2000, mi dispiace. È arrivata. Questo vento rosso è l'agrifoglio, la 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 la. Monte spara che cacciatore, che se pensa che è un cignale che... Che stanca l'ore. I cartelli, regà, i cartelli. Allora, manca 2 ore e 35. Poggio di Valle Fura, 900 metri. Manca 2 ore e 35, eh? È scialla proprio. Al prato. Alla vetta. Standatura so 4, sicuramente. Che dice orologio tattico? Dice dell'là. Adesso di qua. Andiamo di qua. Allora, esattamente dalla parte contraria. No, non rimane nessuno indietro, stiamo tutti insieme, non famo come il Gran Sasso. Monte Gennaro, insomma, c'è il bosco, io c'ho giusto questa a 100 metri ogni tanto. Mi sono dovuta fermare. Dietro, boh, ecco, già non si vede più nessuno. Più avanti capirai. Pff. Devi sapere che comunque prima o poi rimani da solo. È come la vita. Oh! Che lo voglio regalare, vada perché non si bagna. Che lo voglio regalare. Lo voglio regalare perché è un bel mazzè. Chi stiamo? Eccole. Ah, eccole. Stavamo cercando le ragazze, ma ci hanno risposto i ragazzi. Farcela che ci tipo chiacchieriamo insieme ogni tanto. Non t'ascoltano proprio, se ne sono partite. Ma chi so? Ah, so 4 addirittura. Tutto fango, tutto bagnato, Mario, capisci? Pure voi Monte Gennaro? Sì. Ah, ma potremmo farti aiutare, hanno fatto loro. Ma pensavo lo stesso, Vengono da là. 900 metri, regà. Se sale Petrella, ma stai sempre a cercare Petrella l'informazione. Guarda, sono venuto pure con l'aiuto, cioè non... Sopra? Là. Sì. Ma chi ho trovato per la via? Terza scalata insieme. Oh, eccone una. Come va? Silvia, come va? Pina, ditemi qualcosa, oh. Ancora è fattibile. Ancora ce l'è. Umide. Monte Gennaro? No, noi andiamo a Campitello. A destra. Sì. Buona giornata. Lo voglio regalare perché è un bel mazzetto. Lo voglio dare a mio moretto. Questa sera quando viene lo voglio dare a mio moretto. Questa sera quando viene. Sera quando viene sarà una. Bene, sto codino tattico, Carino. Usato? Usato, certo. No, fare. Dico a breve, in settimana. Certo, usato. Monte Gennaro pure voi? Grandi, sedemo su. Che arte, Fabri, che arte. È proprio Dario. Valentì, Gran Sasso, ricordate, Gran Sasso! Io è la prima volta! La prima volta, sì! Beh! Sono emozionata! Non mi guardare, non dai, mi guardare! Sì, mamma coda! Qualche boccoletto in più, però vabbè! Si parla in montagna, guarda proprio! Comunque! Dove porto? Sul set di Jorge 3!
bello, sarà veramente un mese intenso di registrazioni. Solo in vetta, tutto in vetta. Brutta sera, stasera quando viene, sarà una brutta sera. E ma perché sabato? Sirvietta stava già a scivolare, ma è giusto, è giusto, è giusto. Mario Profumo di Mario. A Mario! Quindi è giusto, sono contenta di star qua. Bello sto fiume, bello. Aspetta, c'è il caffè con freddo. Anzi, faccia il caffè. E muovite pure. A resurvila, muovite. Monte Gennaro? Sì. Com'è il tempo? È così da stare. È così, vabbè, no, basta. Forse dovrebbe aprire. Vabbè, grazie. Sì, piano. Monte Gennaro? Monte Gennaro. Com'è il tempo? Io sono arrivato che stava sotto le nuvole. Però se schiarirà. Però adesso, mentre scendevo, si era scoperto. Grazie mille. Sera, lui non è venuto a me, ma perché sabato sera lui non è venuto a me. A Fabri, siamo quasi arrivati, Per quasi arrivare ha detto quando sono sceso dalla macchina. Noi dobbiamo essere in questa valle qui e fra poco troveremo il bivio a sinistra. Ok, è il 303, stiamo sulla strada giusta. Pure voi Monte Gennaro? Eh sì, sperando che non ci piova. Speramone no. Gruppo Monte Gennaro, regà. Ole. 3, 2, 1. Oh! Amandi, qua c'è il prato? Sì, eccolo, si vede il largo. Come procede? Bene, siamo quasi arrivati. No, guarda, quello slargo là è il pratone famoso. Che non è la vetta però. No, non è la vetta. Questo è il pratone di Monte Gennaro, eh? Bello. Bellissimo. A quella non gli piace, ma perché non te dà soddisfazione. C'è un rifugio, ma io è come se non ve lo dico, non ci sperate. Vanno qui allora. No, senti, allora. Io voglio c'avi il drone. Quando siamo andati a Gran Sasso? Io faccio portare. Mangiamo. Mamma. Un sasso lì, tutti spunto e ognuno sta dai, a mangiare panino così. Il nord era la nostra destra quando siamo partiti e adesso anche è la nostra destra, quindi siamo andati dritti. E tutto torna. Tipo il sesto gruppo che ci supera. Ma te credo, noi si fermava a fare foto, a mangiare. Bene, bene, mi piace, è tranquillo, Se può fare. Qui dove siamo è molto bello per prendere il sole. Infatti fino adesso tranquilla perché tutto viene messo a paragone al Gran Sasso. Ma tu ricorda che hai fatto il Gran Sasso. Ecco. Ci mancano 300 metri di salita di dislivello, quindi sarà più ripido, ci metteremo un po' di più per questo. Promossa. Il signore lì a piazzetta ci ha detto un'ora e mezza. Un'ora e mezzo fino qua. Più mezz'ora. Abbiamo scoperto che ci sono due monti da dove si può arrivare. Ok. Noi stiamo andando di qua. Ce n'è un altro di là. Noi girare la mano ed un bacin d'amore, ed un bacin d'amore, ed un bacin d'amore, ed un bacin d'amore.
Qua fa freddo, 1000 metri e li sentiamo tutti. Ma quindi è quello là sopra? Minchia! L'obiettivo è quello. Si comincia a salire, verso il vero Monte Gennaro, ragazzi. Ed ecco il famoso momento in cui si rimane soli. Dietro non ho nessuno, ma ci sono anche davanti, ma è così. Ne ho recuperato le cosciotti, eh. Ah, bello! Da quant'è che state qua? 2 minuti. Bravo. A posto. Ottimo andamento. Si sente un rospo. Ma io sto a cercare il mio rospetto, ma questo non parla più. Aiove. Giuliana! È soli! La troscia 1105 metri e la troscia sta ecco. Qua dice 50 minuti, ma non è vero. Dai Fabri! Siamo quasi in vetta, Quasi. Cine! Dovremmo essere quasi arrivati, Tu ci credi? Da quant'è che senti sta frase? No, siamo partiti, però eravamo già arrivati. Dai, Ama! Siamo quasi arrivati! Quella giusta difficoltà, ma non troppa. Esatto, sì. Bello. Comunque, complimenti per il colore rosso. Grazie. Adesso si inizia a far sentire. Peccato per nuvole, si vede al velino. Il mare si vede, mi sa Pescara. Boh, bella! Successe tanti guai, non lo credevo. Sotto la vetta è così. Giuliana là in fondo. Pratone. E vabbè. Oh, come state? Ma che ha fatto accenno? Perché ho raggiunto Flavia, ce l'ha lei. Ma state dove l'avevamo lasciato? Meno sì. Vai sempre su, dritto. Sinistra o verso destra però, sempre dritto e basta. Dritto leggermente sulla sinistra, verso sinistra, la vostra sinistra. Tutto a posto? Ma sì, dai, siamo solo un po' stanchi. Ma poi c'è la vetta veramente, noi stiamo sotto la croce. D'accordo. C'è Giuliana. Ma che vedete Giuliana per caso? L'ha incrociata Fabrizio. Se hai visto Giuliana io sto lì. Ma non mi vede più da qua, non mi può vedere. Però prima che stavo più in discesa. Però l'hai visto, quindi l'hai incrociata. Sì, t'ho visto parlacce, quindi. Sì, l'ho visto. Quanto è dura la salita. Che zona è la nostra comune? San Giovanni. San Giovanni Regna. Yeah. Silvia, tutto a posto? Siamo in panne. Sì, la bandiera alla vetta, sì, è fatta. È fatta, manca un botto. Ma pare, in salita pare, ma fidate che siamo arrivati. Non sarà mai. Dovrebbero star là, dovrebbero comparire per là. Ma non si vedono. Mannaggia il cazzo. A volte non si rimane soli e per qualche tratto la mia compagna d'avventura è stata Giuliana e lo è ancora, ma dietro il cespuglio, ma fra poco. Eccoci. Questi si sono persi. I tre. Ma guarda che a un certo punto si è persi. Noi siamo andati a cacchio. Ma bella. Ce l'abbiamo fatta. Pure te. Oh Pina! No, niente da di, sempre impeccabile. Accetta 1200. Arrivati, eh. Cominciamo dal terminillo che dovrebbe star là. Quindi tutto Rieti, piana di Rieti, tanto resta non si vede. Fiano Romano, Palombara, Marcellina qua sotto, la Roma. È un po' in controluce però. Castelli Romani e verso la Ciociaria. Qui c'è Guadagnolo. Quelle montagne innevate
è il velino, proprio è il velino, però non si vede la cima, quindi salimo su, sì. Eccoci, eccoci. Toccata, toccata. Che riga, bello. Bello, bello, molto bello. Sì, molto. Questa è la prassi. La torretta? Sono arrivati, stanno arrivando. E vabbè, ce l'hanno fatta, però ce l'hai fatta. Fa il segno della vittoria. Nonostante tutto ce l'hai fatta, sì. Tutto siete patriottici con la bandiera dietro. Pariti, Infatti ho detto è stata una bella passeggiata. E non ha detto scalata. Non è un'escursione. Ci dovevamo riprendere. Perché comunque dopo la stagione estiva, che eravamo belli, siamo stati fermi tanto, quindi dovevamo recuperare. Mose sta ma riattiva, però fra due giorni ricominceranno le chiamate su Skype. Ce le facciamo qualche chiamata su Skype. Ma guarda, ma la novità era l'anno scorso. Vabbè, ma il mio compleanno non me li fate gli auguri? Ah, sì, troppi compleanni c'è stato. Io dopo lo recupero, eh. Immagina, puoi. Vaffanculo, difficoltà varie, ma guarda un po', ce l'ha fatta. Già. Ora che stai bella riposata. Posso dire di avercela fatta. Merode perché ci ha fiato. Su questo sono molto arrabbiata perché cioè, alla fine ci viene un sacco di gente stupida in questo posto. Non è normale che l'ultima volta che hanno messo dei segni su un albero sia stato il 1938. E Miss Ferragosto che dice? Che è stata dura, ma ce l'ha fatta. Devo dire, io aspettavo Benedetto, eh. Sì, sì. È andata proprio. Sì, sì. Infatti ti vedo nei video che io sto. Che ammolla qua però, eh. Che ammolla? Di vista o di fatica? No, de freddo. Faticoso perché è una merda, cioè, di sentire. L'ultima parte è una merda, perché sennò era pure fattibile alla fine. Vai, 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 vai. Vai, immagini epiche. Ma qua bandiera, ma non è bella che sventola. Beh, oh sì. Arrivato. Eccolo. Eccolo. Guarda che chioppo che fa mascella. Ma Sara, Goffre prepara il caffè, ciao. Ma perché? Sempre prima. L'Appennino c'è un paesino che in mezzo al verde. Io ti offro 25 euro per questo pile. Vai, da. Veramente? Sì. Me lo vendi? Sì. Madonna, ma come ti vendi le cose degli altri? Ma non si funziona così. Cioè, questo è il pile di cui parliamo. Facci un giro. Facci un giro. È un po' ridicolo, lo so. No, no, ma va bene, ormai l'offesa ci sta sempre. Allora, i tuoi video sono una fonte di ricordi meravigliosi. Però? No, niente, benissimo meno cessa, cioè nel senso... Ma quello è un problema mio? Sono più bella dal vivo di solito, eh. Sì, confermo. Vabbè, ma per le montagne, ma non si può mica essere da Sanremo. Dammi un parere su Sanremo, su... La tua Annalisa faceva cagare. Ma nei vestiti o lei? Vestita. Noemi, ti piaceva? Dei vestiti? Noemi, mi
sta un po' sul cazzo lei, però era caruccia. No, ma ti posso dire, secondo me la più bella proprio. Elodie. Vabbè, dai. Cioè, Elodie è una figa pazzesca. Ma quando ha capito di fa troia pure nei video, ha anche avuto più successo. Cioè, non è detto che se capisci che la devi fare, allora la fai bene. No, nel suo caso è successo così, però, Sì. Per me un uomo che apprezza quella camionista di Emma Marrone non ha gusto. Sì, sembra un po' Grischelli oggi, vero? Sì, un molto po'... lady. Fa un po' Grischelli, regina di Monaco. Qua se vede solo bosco sarà. Sono poche case, ma tutte vicine, come abbracciate, loro sembrano star. Una curiosità, pure voi andate al Pratone? Sì. Quindi è giusto più o meno qui? Sì. Caso c'ho la mappa sul telefono. Sì, no, pure noi, però è segnato talmente male, comunque a sinistra, eh. Okay. Pure dei signori ci hanno detto che è di là. Prego. Siamo nell'aria di arrivo. Ragazze, insomma, il Pratone l'abbiamo ritrovato. Ecco il Pratone! C'è un campanile, c'è una chiesetta e la piazzetta coi bimbi a giocare e quattro vecchi. Comunque è una bella esperienza, sì, perché abbiamo visto un sacco di cose. Seduti a parlare o sol guardare chi viene e chi va. Cascata Silvia, andiamo a vedere. Per un altro tratto ci ritroviamo in questa selva oscura insieme. Sì. Mirko, hai visto? Sto qua pure io. Passo Lucrezio, mi l'avevamo ritrovato. Mo' spiana. Beh, siamo arrivati a Passo Lucrezio, regà. Riposiamo 5 secondi. Poco più avanti ci sono i cani, quindi noi. Questo sono il primo uomo del gruppo ad essere arrivato a Passo Lucrezio. Ora Tana, la bandiera. Mo c'è carica il toro. Mamma mia, che bello! Pure la nebbia sta scende. Con le due va. E andiamo. Non era meglio che rimanevo a casa qua a Play. Che era meglio se rimanevo qua a PlayStation. Che cazzo c'hai alle spalle? Sì, abbiamo fatto un tempo, abbiamo fatto. Ma voi dove state, Caterina e Flavia? Alle macchine. Non stiamo al parcheggio nostro, stiamo un altro parcheggio. Come un altro parcheggio, cioè un pazzi. Ma non siete passati alla montagna spaccata? No. Ma voi state a Prato Favale, siete scese giù? Mannaggia il cazzo. Io... Dove stava il cartello che c'era? Il cartello che andava. Hai visto quei ragazzi che stavano dopo fare passare la signora? Che sono scesi da lì? È quello. Dove andare là, dove andare in salita? Scialla zio, luce penso io. Vabbè, Prato Favale, raga, dobbiamo fare un raccordino nel bosco. Vai, vai. C'è un sentiero segnato peggio. Più di uno. Però ce l'abbiamo fatta. Eccoci. Ce l'abbiamo fatta, dimmelo dopo. Quasi arrivati, eh. Mamma mia, raga. A me sta deviazione è piaciuta troppo. Sta tipo la parte più divertente. Er bosco, sì, er bosco. È molto simpatico, sì. Andate, seguite il sentiero, troverete un prato. Il sentiero di ritorno, anzi di andata, era quello.
e al ritorno per da sta parte. Oh, missione compiuta. Io so, però, cioè sei un grande, sì. Grazie. Sei un grande, però. Un grande proprio. In tempo poi, eh? In tempo. Tiè. Già. Dammi tutto. Notte strana, quasi lugubre. Senza luna, stelle, lucciole. Cioè, non dico che chissà dove cazzo andavamo sinceri, ma chi cazzo sa dove andavamo se ci sinceri, cioè, vabbè, all'asfalto ci uscivate, alla civiltà ci uscivate. Io però, allora, se fosse stato prima come orario mi sarei riaddentrato, avrei cambiato percorso. Il problema è che stava facendo buio. Ma mi dite dove era il bivio? Allora, hai visto quando a un certo punto noi siamo andati dritti? E abbiamo visto un gruppo di ragazzi che scendevano da dietro una collinetta, cioè, quelli col cane. Era una carovana. Bello proprio, cioè io sono fomentatissima. Noi dobbiamo addentrarci lì, ma lì ci sono le macchine, siamo arrivati. Annibale e Sberla. E Sberla. Tutto a posto, sì, tranquilla. Sì, adesso sì. L'abbiamo fatta. Sì, non ci vengo più. Comunque il Circeo è molto meglio, eh. Fum! No, no, guarda, io e Silvia rimaniamo giù. Al mare, ma guarda se sì, può fare. Ma aspettiamo. Ma sai che figo! Ma aspettiamo! Che vediamo, sì, vediamo le sassate dal ma picco! No, ma prepariamo la cena! Ah. Scusa! E famolo! Ma sì, se può fare. E anche sto Monte Gennaro se lo siamo levato dalle palle. 1, 2, 3, 4.